Ci troviamo con Papa Spietrolanza, protosincello dell'eparchia di Lungro in provincia di Cosenza, presente quest'oggi qui a Rio Nero per questo importante evento che lega due religioni, due culture diverse, però la stessa religione. Il suo punto di vista. Beh, è un evento importante perché gli Arbresh, cittadini italiani, fedeli cattolici, manifestano questa loro integrazione magnificamente riuscita in Italia, dove sono stati accolti a partire dal XV secolo in poi, si ritrovano nella Chiesa cattolica sia con il rito latino che con il rito greco, il rito romano, il rito bizantino. Qui in Basilicata questi paesi del nord si professano appunto la fede cristiana nella Chiesa cattolica con il rito latino. Nella Basilicata del Sud vi sono due paesi Arbresh che vivono e manifestano la fede cattolica secondo il rito bizantino, come gli altri paesi in provincia di Cosenza in modo particolare, raggruppati, facenti parte della diocesi di Lungro, che è una diocesi cattolica Arbresh di rito bizantino. Quindi un camminare e un vivere e un respirare a pieni polmoni nell'unica Chiesa di Cristo, la Chiesa cattolica, sia con il passo bizantino sia con il passo latino. E in questa realtà si trovano gli Arbresh, un segno di unità. Una cultura, quella Arbresh, possiamo dire molto antica, che comunque viene tenuta sempre viva col tramandarsi delle generazioni. Sì, ancora grazie a Dio dopo sei secoli c'è linfa vitale, perché esprimiamo ancora il nostro pensiero, le ragioni del nostro cuore nella lingua madre, perché noi siamo italiani a tutto tondo, senza alcun dubbio, però quando nasciamo ci vengono rivolte le prime parole nella lingua Arbresh, e anche il linguaggio familiare, oppure in ambiti più aperti, più larghi, ci si esprime in Arbresh. È chiaro che, essendo italiani, parliamo italiano, ma intendiamo mantenere in vita e ci prodighiamo in questo senso per la salvaguardia di questo patrimonio interiore che si esprime nella lingua dei padri, tuttora vivente e utilizzata in parecchi paesi Arbresh in Italia. Secondo lei, quali sono i valori fondamentali, i principi che stanno alla base di questa cultura? Beh, la fede cristiana fondamentalmente, perché i nostri antenati hanno dovuto abbandonare la madre patria per poter rimanere in vita, liberi e cristiani. Poi la volontà relazionale, cioè di entrare in relazione con il territorio, con le persone, dei luoghi dove i nostri antenati sono stati accolti, a maggior beneficio di tutti, perché le differenze, le contaminazioni non dividono le persone, ma le uniscono nella costruzione di un futuro migliore, più bello, più ricco, più armonioso per entrambe le parti, per ogni parte in causa. Mirmbrö magjithve. Buonasera a tutti. Gzokem se gjendem në mes të juve sonde. E ju falenderoj shumë. Ho piacere di trovarmi insieme a voi questa sera e vi ringrazio tanto per questo evento. Mi associo ai saluti di chi mi ha preceduto, per non ripetermi, anche perché il tempo comincia a pesare e c'è la Santa Messa tra poco. La cultura esprime il culto della vita. Cultura e culto sono intimamente legati tra di loro. Vi porgo il saluto del mio vescovo, Donato, e molto brevemente, chi sono gli Arbresh? Gli Arbresh o italo-albanesi non sono gli albanesi d'Albania. Loro sono Shqiptart. Noi siamo Arbresh, sono presenti sul territorio italiano da oltre 500 anni, raggruppati in una ideale comunità denominata Arbria, Arbria, che si estende in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia. La maggiore presenza si registra in Calabria, in provincia di Cosenza. Per mancanza di dati storici precisi,
non è possibile fissare con esattezza la data dei loro arrivi nel meridione italiano. Tra le due sponde dello stesso mare, le emigrazioni, gli spostamenti ci sono stati sempre. In provincia di Crotone c'è un paese che si chiama Pallagorio e che è nel territorio di una diocesi storica ormai scomparsa, Umbriatico. Umbriatico ha come patrono San Donato di Eurea o Eubea, il cui culto risale in quel territorio al 1100. Le emigrazioni degli albanesi epiroti sono avvenute un po' dopo, oppure sono sempre avvenute tra le sponde dello stesso mare? Assolutamente sempre. Si può dire però che molti gruppi giunsero in modo particolare dopo la morte di Giorgio Castriota, detto Skanderbeg, che è condottiero albanese, ma è eroe europeo, perché per ben un quarto di secolo fece quello che sappiamo bene che cosa comportò a chi voleva invadere l'Europa con fini molto particolari. Giorgio Castriota è detto Skanderbeg, ma anche atleta di Cristo, perché difese i confini della propria terra e l'autodeterminazione della propria gente dal 1444 al 1468. E alla sua morte, chiunque ne ebbe la possibilità, cercò altrove di poter vivere in libertà e cristianamente. I nostri profughi in ogni tempo, nel doloroso esodo, ogni esodo è doloroso, poterono portare con loro le cose più essenziali: la fede cristiana, la lingua, i ricordi e la speranza di poter ritornare un giorno nelle loro terre. Il ricordo struggente, Oie Bucura More, è uno di questi canti. O mia bella Morea, da quando ti ho lasciato io non ti ho più rivisto. Lì è sepolto il mio signor padre, lì è sepolta la mia signora, vedete, non mio padre, il mio signor padre, la mia signora madre, lì è sepolto mio fratello. O mia bella Morea, da quando ti ho lasciato io non ti ho più rivisto. Questo struggente canto i profughi lo rivolgevano verso la Morea, in una delle zone che è presente in molti dei paesi, una zona che si chiama Bregu, il Belvedere, che si rivolge appunto ad oriente, verso dove sorge il sole. I profughi provenivano prevalentemente dal sud dell'attuale Albania, nord dell'attuale Grecia, dove ancora oggi sono presenti gli Arvanites, che non possono dirsi albanesi, ma devono definirsi greci. E da dove proveniva quella grande attrice che è morta in questi giorni, Irene Papas, il cui cognome era Irene Leleku ed era Arvanites, e qualche anno fa ha preso con forza la decisione di dire: non posso rinnegare le mie radici. Non ci dilunghiamo ad approfondire la cosa perché richiederebbe giorni. Ma provenivano anche dal Peloponneso o Morea, che era un protettorato di Venezia, territori greci e da territori greci, ma abitati prevalentemente da albanesi. Questi territori e i relativi abitanti erano soggetti al patriarcato ortodosso di Costantinopoli e alle sue diramazioni, in modo particolare la metropolia di Ocrida nella Macedonia. Nel meridione italiano furono accolti in prossimità di conventi e monasteri cattolici latini, nei quali si sentiva ancora il ricordo del passato bizantino del meridione italiano. Ripopolarono paesi abbandonati a causa di terremoti o per altre calamità naturali, ma fondarono anche nuovi centri. In questa zona ripopolarono, ed è ammirevole che voi manteniate ancora questo legame, perché siete isolati. Abbastanza isolati, abbastanza lontani dai territori che sono più prevalentemente abitati da paesi
albanofoni. La provincia di Cosenza ne conta 30. Non c'è una contiguità e una continuità territoriale, ma siamo 30 su 150 paesi del territorio provinciale. È ammirevole questa vostra tenacia, questo vostro voler riscoprire le radici. La benevola accoglienza è dovuta ad alleanze e convergenze politiche tra il Regno Aragonese di Napoli, la Repubblica di Venezia, la Santa Sede e in modo particolare alle risoluzioni dell'ultimo concilio ecumenico celebrato a Firenze nel 1439, a conclusione del quale, con la bolla Letten Turcelli, si dichiarava sanato lo scisma di Costantinopoli del 1054, che aveva diviso i cristiani in cattolici e ortodossi, romani e bizantini, latini e greci, cristiani. I profughi furono accolti come fratelli nella medesima fede cattolica e ciò trova dimostrazione nelle capitolazioni stipulate con gli abati dei monasteri nei cui territori si erano stabiliti. Ad essi non venne chiesta alcuna abiura e alcuna professione di fede. Anzi, la Santa Sede in modo particolare, i poveri vescovi avevano difficoltà perché gli uni non conoscevano il latino, gli altri non conoscevano il greco. C'erano celebrazioni della propria fede in modi differenti, ma la fede era la stessa, il Cristo al centro era lo stesso, e quando non ci si capiva si parlava con le mani. E in Calabria ancora oggi circola un detto che ormai è desueto, ma circola ancora: si vede un ugheggio e un lupo, ammazza prima l'ugheggio e dopo l'ulupo. Se vedi un albanese e un lupo, ammazza prima l'albanese e poi il lupo, perché gli albanesi erano ritenuti più pericolosi dei lupi. In Calabria i lupi sono rimasti pochissimi, si contano sulle dita di una mano, e non li abbiamo ammazzati noi, non li abbiamo ammazzati noi. I papi di Roma nei secoli XV e XVI, prima del Concilio di Trento, concedevano ai vescovi orientali dipendenti dalla metropolia di Ocrida, che portava anche il titolo di arcivescovato di Albania e la cui giurisdizione si estendeva anche ai greci e agli albanesi che vivevano in Italia, di visitare liberamente queste comunità e di formare e ordinare il clero al loro servizio. Con il Concilio di Trento, non a causa degli albanesi, ma per motivi derivanti da altri, queste condizioni cambiarono. La Santa Sede e i pontefici romani esercitarono costantemente e in vario modo grande benevolenza verso i profughi e i loro discendenti. E qua faccio dei salti. Uno dei provvedimenti più importanti è stato quello attuato da Clemente XII nel 1732, che a San Benedetto Unlano istituisce il Pontificio Seminario Corsini. 1732, istituzione accademica che rilasciava titoli universitari e che formava i giovani chiamati ad esercitare il sacerdozio nei paesi albanesi, della provincia di Cosenza, ma anche della Basilicata Bassa, San Costantino, San Paolo, e anche di territori siciliani. 1732. Nel 1796 questo pontificio seminario da San Benedetto Unlano viene spostato a San Demetrio Corone, e la formazione e l'istruzione vengono estese anche ai laici, per cui chierici e laici formati nelle lingue greco, albanese, l'albanese di quel tempo naturalmente, che non aveva un alfabeto codificato, si ebbe soltanto nel 1919. Quando questi ritornavano nei paesi, erano canali di passaggio culturale, mediatori culturali, e lì si è formato il pensiero di una terra perduta. Si è formato anche il culto di Skanderbeg, si sono formati elementi che poi hanno collaborato anche al risorgimento italiano.
Altro provvedimento importantissimo, il più importante in assoluto, lo si deve a Papa Benedetto XV, che il 13 febbraio del 1919 istituisce la diocesi di Lugano. Che cosa fa questo Papa? Mette insieme paesi distanti tra di loro. Ancora oggi è difficile muoversi, ancora oggi da Lugano è difficile raggiungere San Costantino Albanese. Mette insieme paesi distanti tra di loro, da un corpo al sangue sparso. E allora questo fa sì che i paesi e le persone si conoscono, che la lingua va oltre l'ambito familiare e si dà un rafforzamento in questo senso. E questo sogno il Papa lo ha affidato ad un vescovo, il più giovane vescovo di quel tempo, 33 anni, Monsignor Giovanni Melle, gli affida una diocesi da realizzare, un sogno che 100 anni dopo però si è avuto modo di constatare che è stato un sogno profetico. Si è realizzato nel 2019, appunto, abbiamo celebrato il primo centenario della diocesi. Gli Arbresh insieme, Bashk. Ai sindaci dico che l'11 agosto a San Demetrio Corone il sindaco attuale Ernesto Madeo ha promosso un convegno, vi avrà invitati sicuramente, dal titolo Bashk Yemimut Fort, insieme siamo più forti. Più forti per che cosa? Per reclamare i nostri diritti sanciti dall'articolo 3 della Costituzione italiana. Noi siamo cittadini italiani. Per reclamare i diritti dell'articolo 6 della Costituzione italiana, che ha avuto tra i suoi padri fondatori, ispiratori, il costituzionalista Costantino Mortati, che era Arbresh di Civita, Costantino Mortati. E allora, Bashk Yemimut Fort, voi volete camminare insieme, insieme tra di voi sicuramente in questo territorio, insieme anche con gli altri Arbresh, perché noi abbiamo questa regione ideale, l'Arbria, siamo uniti con la lingua e con determinate tradizioni, ma siamo disseminati a macchia di leopardo sul territorio appunto di 7 regioni. Vado immediatamente alla conclusione, quindi attendiamo che lo Stato italiano e le regioni diano risposte concrete. La 482 del 99 è una legge che non è stata attuata perché enuncia i principi, ma non eroga i finanziamenti. Per cui cosa devono fare i sindaci? Dove devono cercare? Dove li devono scavare? Una bella azione di tutela, di salvaguardia del nostro patrimonio viene svolta dalle scuole. Abbiamo 2 istituti omnicomprensivi nel territorio della diocesi, l'istituto di Lugano e l'istituto di San Demetrio. L'istituto di Lugano, con tutte le sue scuole, dall'infanzia alla secondaria di secondo grado, ha adottato il territorio, portando i ragazzi a vedere, a toccare con mano. Non bastano i libri. Lo studio deve essere uno studio di ricerca, di conoscenza, di consapevolezza per l'assunzione delle responsabilità. Responsabilità individuali, responsabilità politiche. Ogni nostro paese, parlo di quelli calabresi ma anche dei vostri, stamattina Donato mi ha portato un po' in giro per Barile, da cui mancavo da 13-14 anni, ogni nostro paese è come un museo all'aperto, dove c'è qualcosa di diverso dai paesi circostanti di lingua e cultura italiana, con i quali comunque si è in continuo, costante contatto relazionale, perché noi Arbresh esprimiamo una integrazione magnificamente riuscita, con il mantenimento di una fisionomia identitaria peculiare propria, con contaminazioni con le persone e il territorio da tutti i punti di vista, contaminazioni che hanno arricchito entrambe le parti in causa. Noi nei nostri paesi abbiamo dei beni storici e artistici che non sono appesi alle pareti o chiusi nelle teche, ma sono le persone in movimento. Arbresh, italiani, ma di lingua madre albanese, cattolici, ma di rito bizantino. Ho sorvolato su che cos'è il rito bizantino perché
l'orologio non permette di approfondire. Nel semplice vissuto quotidiano noi ci offriamo come opere d'arte da contemplare per l'integrazione riuscita in ogni ambito del territorio e contesto della storia, con il mantenimento di caratteristiche fisionomiche identitarie proprie e particolari che dimostrano la possibile e riuscita convivenza multiculturale e plurilinguistica, con positiva reciproca contaminazione senza eliminazione delle differenze identitarie che sono doni da scambiare e di cui ogni persona e popolo è portatore e che offre e riceve da coloro coi quali si vive nella stessa casa. Papa Francesco, la stessa casa, insieme. Il primo viaggio che Papa Francesco ha fatto in un paese europeo, vi ricordate dove l'ha fatto? Il 21 settembre del 2014, in Albania. E sapete perché? Quello che dicevi tu. La convivenza pacifica tra cattolici, ortodossi, musulmani, bektashi. Convivenza pacifica. Convivenza pacifica che dopo 50 anni di dittatura comunista che ha provato ad uccidere Dio e non essendoci riuscita e non ci è riuscita, sono venute le fedi come la luce vince sempre il buio e convivono pacificamente. Perché Papa Francesco è andato lì? Vi ricordate? Qualche giornale l'ha detto perché voleva proporre all'Europa questa idea. E l'Europa, naturalmente, la sapete la risposta. Nei paesi Arbrecht noi viviamo dimostrando storicamente che differenze e diversità non sono per dividere, ma per costruire e vivere armonicamente insieme e meglio. Vi ringrazio di questa bella giornata, vi auguro di continuare e vi invito a visitare gli altri paesi Arbrecht, in modo particolare in Calabria, in modo da intessere dei gemellaggi, di modo che veniamo. E allora c'è la possibilità di un recupero linguistico, c'è la possibilità di approfondire la storia e quant'altro. Cerchiamo di fare questo. Noi, i sindaci calabresi, avranno un incontro col presidente della regione Calabria martedì e io sarò insieme a loro come rappresentante dell'eparchia, e tra le proposte c'è quella di finanziare il turismo scolastico gratuitamente verso i paesi minoritari, perché oltretutto la Calabria ha una peculiarità. Ci siamo noi a Brescia, ci sono i grecanici del primo millennio, ci sono gli occitani di Guardia Piemontese. Per poter valorizzare bisogna prima conoscere, rendersi consapevoli, assumersi le responsabilità, ma bisogna andare a vedere di persona. Venite, troverete la stessa lingua, troverete gli stessi volti, troverete gente in cammino coi quali si può fare un tratto di strada assieme, a maggior gloria di Dio.